Innanzitutto, grazie. Fa bel fresco qua dentro. Bello fresco, eh? Vabbè. Dunque, e quindi, siccome fa caldo, parlerò per 2 ore e mezza. Grazie. Quindi mettetevi comodi. Ha cominciato la diretta. No, bello. Torno a Gubbio. C'ero venuto solo una volta nella vita per vacanza, per turismo, una 15 anni fa, la Corsa dei Ceri. Era un mondo diverso, un'epoca diversa. Mi ricordo molto bene la sera. Prima pioveva, ma nonostante questo l'acqua arrivava solo dall'alto. Ai piani bassi acqua ce n'era pochina. Però è stata bellissima, siamo arrivati fino alla Basilica e conto di tornarci. Ecco, se fate quello che dovete fare, ci vediamo a maggio. Qualche riflessione, poi non di più. I due approcci, perché ci saranno due squadre in campo. Primo ragionamento, il tempo. Oggi è il 18 settembre, mancano 39 giorni. 39 giorni passano così, a scuola, in ufficio, in negozio, in panetteria, in edicola, in ospedale, al bar, non dico sul treno perché qua non passa, però qualora passasse. 39 giorni. Il 27 ottobre può essere una data che si ricorderanno i vostri figli e i vostri nipoti, perché dopo 50 anni si può liberare l'Umbria. Per la prima volta, dopo 50 anni, 60, 70. Allora, io immagino che in questa sala ci sia qualcuno il cui babbo o il cui nonno ci ha provato, ci ha riprovato, niente. Il 27 ottobre 2019, per la prima volta nella storia della democrazia in Umbria, si può cambiare. Non si può parlare di sondaggi. Io ne ho sbirciato uno. Se andiamo avanti con questa energia, vinciamo. 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 Quindi dipende da voi, da ciascuno. In questi 39 giorni vi chiedo di adottare qualche testa, ma soprattutto qualche cuore di qualche donna, di qualche uomo d'Umbria che sono incerti, che sono dubbiosi, che sono frustrati, che sono incazzati, perché dico sì, votare, 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 ma noi votiamo, votiamo, ma poi al governo ci troviamo sempre gli altri. Cioè, noi votiamo alle provinciali, votiamo alle comunali, votiamo alle politiche, votiamo alle europee e il PD perde sempre e stasera accendo il TG1 e c'è Renzi. E uno dice, ma com'è? Ma neanche il mago Silvan riusciva a fare una roba. Però sto giro non possono truccarla, perché alle elezioni regionali il modello è molto semplice e noi stiamo proponendo anche a livello nazionale un sistema elettorale come questo. Chi prende un voto in più governa per 5 anni. Chi prende un voto in più. Senza cambiare squadra, partito. Uno. Quindi se il 27 Donatella e la Lega prendono un voto in più si governa e poi fra 5 anni torniamo qua, ci dite avete mantenuto le promesse, vi rivotiamo, siete stati ridicoli, votiamo qualcun altro, però per 5 anni. Questo è nato un governo truffa, hanno giurato i ministri, i viceministri, i sottosegretari e il giorno dopo hanno fondato un nuovo partito. Cioè, ma solo in Italia. Ma mettetevi nei panni di uno che arriva dall'estero. Hanno votato ieri in Israele, a fine mese votano in Austria, hanno fissato il voto in Polonia a metà ottobre, voteranno a Londra a fine ottobre. Oggi il re di Spagna ha detto: non c'è un governo, cosa facciamo? Facciamo votare gli spagnoli. Ovunque dove non c'è un governo votano e in Italia no. In Italia dico a Donatella, sto giro però in Umbria, a Roma possono fare le truffe che vogliono e non vanno lontani, perché il tempo è galantuomo e gli italiani, i traditori, li puniscono. Perché prima o poi alle elezioni ci andiamo e prima o poi ci guardiamo in faccia. Qua, io fossi in te, non mi preoccuperei di chi candidano quelli là.
già la serietà di uno che vuole governare una regione bella ma grande, complicata come l'Umbria, e a 39 giorni dal voto manco c'hanno i candidati e il programma, ma voglio dire, ma, però non possono candidare anche Superman o Topolino, che vinciamo noi, che vinciamo noi. Sono disperati. E poi di là, appunto, se guardate, io leggo ogni tanto quando mi alzo la mattina le interviste, ma cosa sono le uniche robe che dicono quelli del PD? In Umbria dobbiamo fermare Salvini, punto. Cacchio, un programma ambizioso per l'Umbria, qua con i problemi di disoccupazione a Gubbio, con le autostrade che non ci sono, con le aziende agricole che faticano, e qua qual è il problema del PD? Fermare Salvini. Ma... quindi consiglio non richiesto ai candidati e a voi che siete tutti vice candidati: fare questi 39 giorni in giro per l'Umbria col sorriso. Lasciamo il rancore, la rabbia, l'odio e il rancore alla sinistra, lasciamogliele tutti. Sorriso. Quando abbiamo deciso di venire un mercoledì pomeriggio a Gubbio in un teatro con 400 persone e fuori per arrivare qua c'erano altre non so quante persone, belle, festanti, mamme, papà, bambini, nonni, commercianti che avevano chiuso il negozio, e c'era una, bruttina, che urlava: razzista! Ma non c'hai una famiglia, non c'hai dei figli, ma vai a far volontariato dalle suore qua della casa famiglia Santa Lucia, ma vai a fare qualcosa. No, era lì, razzista! Ma pensa come vive male quella lì, con tutto. Io ormai ho imparato ad avere le spalle larghe con tutte quelle che mi dicono e mi fanno. Io ogni giorno che buon Dio, domani mattina sono a Gualdo Tadino al mercato, ma se mi sveglio la prima cosa che faccio è ringraziare Dio perché ci regala un altro giorno su questa splendida terra. Ed è una fortuna, ed è un'emozione, ed è una gioia. Non aprire gli occhi, avere la fortuna, perché noi a volte lo diamo per scontato, però far due passi, sentirci, ringrazio gli amici sordi che sono anche qua dentro e li ringrazio di cuore, vedere le terre dell'Umbria, sono stato a visitare i bimbi, ecco, questa la differenza fra un sistema e un altro sistema. Sono stato dalle suore e dalle maestre e dalle dottoresse che salvano i bimbi dalla strada e li restituiscono ai loro o ad altri genitori più belli e più nuovi di prima. In altre zone qualcuno i bimbi li porta via, alle mamme, ai papà, li porta via. Quindi, però sorriso perché siamo fortunati. Certo, di là sono preoccupati, Donatella. Hanno costruito un sistema di potere, tu non lo dici perché sei una signora, posso dirlo io, fondato sulla raccomandazione degli amici degli amici. Sulla raccomandazione degli amici degli amici. Posso dirlo? Se sei amico o collega o cugino o amante o iscritto al sindacato giusto, hai l'appalto e lavori. Altrimenti le apriamo queste porte, queste finestre. Non stanno cercando un candidato civico, stanno cercando un candidato cinico che continui a perpetuare. Ma è finita, io li ho visti crollare questi muri. Anche in provincia di Trento, da 50 anni, governava la sinistra e controllavano tutte le aziende sanitarie, controllavano tutte le cooperative, controllavano tutte le proloco, tutto, dalle funivie agli acquedotti. Poi però, se fai lavorare non chi è bravo, ma chi è amico e compagno di partito, poi l'Umbria si ferma. Quindi io voglio, Donatella, che per Regione Umbria
lavori chi è bravo, a prescindere dalle iscrizioni, dalle tessere, dalle parentele. Sei bravo lavori, non sei bravo cambi mestiere. Quando questo, infrastrutture, è chiaro che ci sono competenze nazionali, però la regione gestisce. Io mi domando in 50 anni, visto che pagate le tasse come tutti gli altri italiani, dovreste aver dire, io sono venuto oggi in macchina da Roma, ma neanche la Parigi-Dakar fai così per arrivare a Roma. Ma non è... In treno lascia perdere, in aereo devi vincere la lotteria, tu puoi avere una terra stupenda come questa, ma se non ci arrivi, quanto turismo, e quindi vuol dire quanti miliardi perde la regione Umbria, perché uno la vede dall'altra parte del mondo, sì è molto bella, San Francesco, Gubbio, Assisi, Monasteri, e però se devo perderci un giorno andare, un giorno a tornare, in Italia ci sto 4 giorni, e allora mi faccio Roma, mi faccio Venezia, mi faccio Firenze, e in Umbria ci verrò la prossima volta. Una terra è bella se ci si arriva in questa terra, se no... E uno dei motivi per cui abbiamo detto basta a questo governo è che c'era un ministro delle opere pubbliche che invece di farle le fermava le opere pubbliche, e non puoi dire no alla TAV, no alla TAP, no alla Gronda, no alla Pedemontana, e no qui, e no là, e no su, e no giù, e no tutto, e uno monta di giorno e l'altro smonta di notte. E infatti guardate, ieri non sono usciti i dati della Lega, ieri sono usciti i dati ufficiali del Ministero dell'Interno, e per la prima volta da quasi 2 anni a questa parte, sarà una coincidenza, per la prima volta da 2 anni a questa parte, settembre 2019, sono aumentati gli sbarchi di immigrati in Italia rispetto agli anni passati. Per la prima volta. È strano, eh? A qualcuno potrebbe venire il dubbio che qualcuno voglia tornare a far quattrini anche in Umbria sfruttando l'immigrazione clandestina. Noi, se vinciamo in regione, non glielo permetteremo mai. Non glielo permetteremo mai. Abbiamo già dato. Sulle pensioni, questi geni stanno dicendo, è tornata a ridere in televisione la Fornero. Ora, io poi ripeto, applico il detto evangelico, amate i vostri avversari, pregate per chi vi vuole male, io prego, però a volte mi fermo perché... però è felice perché dice, abbiamo sconfitto Salvini, la mia legge era una bella legge, e c'è qualche fenomeno del PD, quindi chi pensa di votare PD a Gubbio il 27 ottobre, perché ci saranno, ma voi diteglielo che al di là del problema della regione, quindi quello che abbiamo detto, le case popolari, la sanità, le strade, chi vota PD il 27 è complice del fatto che questi sono pronti a cancellare quota 100 e a tornare all'infame legge Fornero, e ci pensino bene, e ci pensino bene. In fabbrica fino a 67 anni, in ospedale, in negozio, sul camion fino a 67 anni, non so se si rendono conto della bestialità. Sulle tasse, vogliono tornare indietro, noi avevamo messo i soldi e approvato la legge perché dal 1 gennaio 2020 con la flat tax, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti che fatturano fino a 100.000 euro, pagavano il 20% secco, non una lira di più. Loro hanno detto la cancelliamo, perché è un premio ai furbi, come se l'artigiano che si fa il mazzo da 40 anni e va a lavorare anche con 40 di febbre sia un furbo, o il commerciante o il piccolo imprenditore, sono degli eroi, non dei furbi, quindi, perché lì non hai le ferie, non hai la malattia, lì se vai a lavorare, lavori, se non vai a lavorare, e non è che puoi regalare i redditi di cittadinanza in giro per Gubbio a chi passeggia, non è così che si prepara il futuro del paese, regalare assegni, no? Quindi io vi posso dire che noi a livello nazionale non gliene faremo passare una, l'ho detto al giornalista delle Iene che c'era fuori, che è anche simpatico, mi fa... E io gli ho detto, io stasera, Matteo Salvini, stasera, 18 settembre 2019, non farebbe mai a cambio della sua vita con quella di Conte, Renzi e Di Maio. Mai,
mai, mai. Quando abbiamo fatto questa scelta di libertà avevamo messo in conto che si prendessero le poltrone, mi tengo il mio onore, la mia dignità e gli lascio le loro poltrone momentaneamente. Non tanto gli italiani ce le restituiranno con gli interessi, le bugie hanno le gambe cortine, quindi probabilmente a sinistra qualcuno non si rende conto e mi vedevano sorridere e fa ma lei non è più ministro e sorride. È che è mica una malattia non essere ministro. Qua è pieno di gente che non è ministro qua dentro, ma penso che siate sereni lo stesso. C'è la salute, c'è la famiglia. A proposito, fate un applauso a quei matti che hanno 3, 4, 5 figli, perché no, è una roba. Grazie, grazie, grazie. Stiamo a parlare, dobbiamo lasciare ai nostri figli un'Umbria più bella, ma se i figli li fa qualcun altro, però bisogna anche aiutarli, gli Umbri, a fare dei figli, perché se non c'è un posto di lavoro, fare il figlio è difficile. Io chiedo, e voi sappiatelo, perché noi le cose le diciamo prima, poi se uno le condivide ci sceglie, se uno non le condivide sceglie un altro. Se scegliete Lega, il simbolo della Lega a Gubbio, a Foligno, a Perugia, a Terni, il 27 ottobre, fate una scelta precisa per quello che riguarda la regione. I contributi regionali, le case popolari, il bonus bebè, il bonus affitto, il bonus qui, il bonus là, visto che i soldi sono pochi, vanno prima agli Umbri e agli italiani. Quel che avanza al resto del mondo. Non c'è tutto per tutti. Adesso se mi sentisse la signora razzista, ma come? Ma se... Ma è una roba veramente, sono tarati, ma perché se io faccio l'esempio, ma non occorre un ingegnere, se io sono padre e ho un figlio e ho un panino e mio figlio mi dice papà ho fame, papà per favore non mangio da 2 giorni, ho fame, e io ho solo un panino, uno normale cosa fa? Va dal vicino e chiede al vicino scusi lei, suo figlio ha fame? Sì, e lui che è generoso dal panino al figlio del vicino. Mio figlio, secondo voi, mi prende per generoso o per cretino? Cioè, quando avrò panini per tutti, girerò per Gubbio e distribuirò panini per tutti. Se a Gubbio ho una casa popolare e governo la regione, faccio un regolamento in base al cale, quella casa popolare va a un cittadino italiano. Punto. Punto. Residente a Gubbio da 10 anni. Poi, attenzione, residente a Gubbio da 10 anni, siccome siamo nel 2019, per me l'ultima delle cose interessanti è il colore della pelle. Io intendo come italiani mie sorelle e miei fratelli, anche coloro che sono arrivati da 10.000 km di distanza, pagano le tasse, portano rispetto e mandano i figli a scuola. A me non interessa se uno è bianco, è nero, è giallo, è verde, fucsia. È questa la di... È l'ipocrisia, perché gli unici veri razzisti, ce lo diciamo sottovoce nel 2019, sono quelli di sinistra per cui ha più diritto l'ultimo arrivato rispetto a chi è qui e soffre qui da 50 anni. Quello è razzismo. Quello è razzismo contro gli italiani. Perché quanti vostri genitori o nonni sono emigrati da Gubbio e dall'Umbria in passato per andare in Europa a lavorare? Ma qualcuno gli dava 30 euro al giorno, vitto, alloggio, cappelli... È questo. Per questo quando... ma Salvini, anche gli italiani sono emigrati in giro per il mondo. Amico mio, nessuno gli regalava niente e andavano a spaccarsi la schiena per lavorare nelle miniere. Non andavano a spacciare droga ai giardinetti a Gubbio o in piazza Perugia in stazione a Terni. E sono due robe diverse. Quindi vi chiedo... tornando qua 39 giorni. La vittoria non dipende tanto da me. Una signora arrivando qua mi ha detto Salvini salva l'Umbria, no. C'ho il cognome che Sfor Salvini salva, quindi... Però no, io sono un piccolo e umile strumento, però i protagonisti siete voi. Io posso parlare di Umbria quando vado in televisione, ieri sera ero su Rai 3, dalla Berlinguer. È quello che posso impegnarmi a fare. E da qui al 27 ottobre, qualunque domanda mi facciano, io esordisco dicendo
viva l'Umbria. Così, a prescindere, a prescindere. E anche qua Donatella si comporta in maniera signorile, educata e professionale. Io ieri sera sono stato un pochino più diretto. In Umbria si vota perché hanno arrestato quelli del Partito Democratico, perché li hanno ammanettati perché truccavano i concorsi pubblici. Si può dire? Si può dire? Poi, per carità, uno è colpevole solo al terzo grado di giudizio, ma siccome a noi rompono le palle se ci vedono che mettiamo il dito nel naso ci cade una parte per terra, qua li hanno portati via perché a fronte di ragazze e ragazzi che studiavano e facevano meglio le prove dei concorsi pubblici, assumevano qualcuno che era incapace perché era raccomandato, che è una roba schifosa, schifosa. Quindi possono candidare anche Pulcinella, ma è quella roba lì, sulla scheda c'è il simbolo del Partito Democratico, e io non cambio idea nel nome delle poltrone rispetto ai 5 Stelle. Quando io dico mai col PD, dico mai col PD e non cambio idea. E mi spiace per i tanti elettori dei 5 Stelle che votavano per la rivoluzione e si ritrovano gentiloni a Bruxelles. Cioè, passare dalla rivoluzione a gentiloni, passare dal partito di Mafia Capitale, di Bibbiano, di Banca Etruria, del Jobs Act, dell'articolo 18, a veder votare in Senato, perché noi c'eravamo, la fiducia l'hanno votata uomini nuovi, Monti, Casini, cioè, Monti, Casini, Renzi, ecco, ah, forse per me non esisterebbero i senatori a vita, guarda. Marziani. Vabbè, ieri c'era un giornalista del Fatto Quotidiano che non so, vive male anche lui come quella tizia fuori che ce l'aveva con me come se gli avessi rubato il motorino. Non ha detto, ma lei non viva così male. Mamma. No, stia sereno o no? È Renzi che ha detto a Conte, guarda, faccio un partito nuovo, ma stai sereno. Tranquilli, tranquilli. Dico rispettosamente sottovoce, che la vergogna di queste ore, di questi giorni, mi porta a pensare, ancora più convinto di prima, che in un paese normale qualcuno avrebbe sciolto le camere e avrebbe indetto le elezioni politiche e dato la parola agli italiani. In qualunque paese normale al mondo. Vabbè. Però non sono abituato a pensare al... Guardiamo il futuro, stiamo già lavorando alla manovra economica, perché noi faremo un'opposizione non come i compagni, no. Noi aiuteremo, suggeriremo i sindaci, i governatori, la Coldiretti e Confartigianato e Confagricoltura e l'Unione Artigiani, raccogliamo proposte, le trasformiamo in emendamenti, in proposte di legge, in referendum, ci pagano per bloccare i danni degli altri ma anche per preparare un futuro migliore, e quindi questo faremo, con la consapevolezza che possono scappare dal voto per qualche mese, per un anno, però non possono scappare all'infinito. La poltrona è un collante a sinistra incredibile, per questo che vi ho detto occupatele prima che ve le freghino qua. Però cosa fai al governo? Sto al governo perché così non vince Salvini. Questi ormai sono così spudorati che lo dicono. La Boschi ha detto, ma quelli dei 5 Stelle sono degli ignoranti, però se andiamo a votare vince Salvini. E quindi, ma vi rendete conto della follia democratica che stiamo vivendo? Questi non vanno a votare perché hanno paura di andare a casa, ma noi li aspettiamo con calma. Il voto del 27 ottobre è un voto fondamentale per voi, perché la regione si occupa di sanità, di case, di scuole, di contributi all'impresa,
di sussidi a chi non ce la fa, di disabili, di asili nido, quindi è un voto per voi. Però ci saranno le televisioni di tutto il mondo che guarderanno a Gubbio e all'Umbria il 27 ottobre. Perché se dopo 50 anni si libera questa splendida terra, è il primo schiaffone che diamo a quei venduti di Renzi, Conte, Di Maio, pacifico e democratico. Almeno qua non possono rubarvi il diritto di voto, almeno qua, forse. Poi dopo l'Umbria ci sarà l'Emilia Romagna, la Calabria, la Toscana, le Marche, la Puglia, la Campania, la Liguria e il Veneto. 30 milioni di italiani entro la prossima primavera voteranno e quindi si vedrà con chi sta il popolo e vedremo in queste settimane da una parte il governo chiuso nei palazzi e dall'altra il governo del popolo. A proposito, aspetto tutti voi in piazza San Giovanni a Roma sabato 19 ottobre per la più bella manifestazione di orgoglio nazionale che si ricordi in Italia. Gente pacifica, democratica. È il bello di quando c'è in strada la Lega, e lo dico da ex ministro, che poliziotti e carabinieri sono sorridenti e tranquilli in mezzo a noi, perché quando ci siamo noi non c'è nessun problema, a differenza dei centri sociali o di altre robe di questo genere. Quindi che il buon Dio e Sant'Ubaldo ce la mandino buona e poi dipende da voi ragazzi, eh. Non mi posso dirvi una cosa, grazie, perché non mi sarei mai aspettato così tanta gente un mercoledì pomeriggio. Se portate in strada e in fabbrica e a scuola questo entusiasmo, il 27 ottobre non si vince ma si stravince. Grazie, viva la Lega, viva l'Umbria, viva della terra per voi. Grazie di cuore. Fuori a sorridere e a svegliare gli umbri, dai che sì. Il 27 ottobre non dobbiamo vincere, dobbiamo stravincere. Qualcuno vuole fare una foto al volo? Come ci organizziamo? Si entra ordinatamente, telefonino pronto.